Ah, che bello grattarsi il braccio, sì. Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Siamo oggi tornati qui su Pokémon Radical Red. Io sono Gino che vi accompagno come sempre nelle mie avventure. Allora, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo battuto Sabrina, siamo andati avanti per il percorso. Siamo riusciti ad arrivare fino qui, vicino alla città dove ci aspetta il prossimo capo palestra, tra l'altro. Qui ci sono un botto di allenatori che, come avevo detto nello scorso episodio, preferirei lasciare al caso, cioè non vorrei farli in questo momento. Perché non vorrei farli in questo momento? Perché so già che la palestra di Koga sarà molto, ma molto difficile. Tra l'altro qua sotto abbiamo aggiornato il team, come potete vedere è un team quasi perfetto, non manca quasi nulla, per cui preferirei proseguire, cioè se proprio il caso vuole farmi sfidare un allenatore tra questi qui, li sfiderò, ma preferirei tenerli per un'altra avventura. Allora, qua cosa abbiamo? Un cartello. Ok, siamo vicini a Fuxia City. Ok. Tra l'altro troviamo Archeops così a caso, ma a noi per ora non ci interessa. Se dovessimo fare delle modifiche al team, le faremo più tardi, non ora di certo. Per cui adesso siamo arrivati a Fuxia City. Allora, ragazzi, qui c'è la Safari Zone. La Safari Zone non è nient'altro che una zona dove, appunto, potete catturare Pokémon diversi. Oh, qua ci insegnano Earth Power, raga. Gliela diamo a Leafy. Come ci aveva anche il Venusaur di Erika, Earth Power, perché il nostro non può averlo. Bene, gli insegniamo al posto di Bulldoze, gli insegniamo Earth Power. Adesso però costa. Va bene, va bene. Io direi che Surf lo possiamo prendere in un secondo momento. Perché, ragazzi, il percorso per andare a prendere Surf io non me lo ricordo. Cioè, dovrebbe essere lo stesso di Pokémon Rosso Fuoco. Ma non me lo ricordo. Come vedete qua comunque troviamo la palestra che secondo me sarà veramente difficile da fare. Per cui ragazzi, io non so se rusharmela e poi prendere Surf oppure fare il contrario. Però sinceramente voglio provare a vedere un po' il livello della palestra. Qua comunque abbiamo il Route 19 dove secondo me possiamo prendere tanti bei Pokémon. E una volta preso Surf possiamo allontanarci da qui. Ottimo, 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 ottimo. Allora qua ci siamo già stati. La casa vicino però no. Io, raga, come sempre sono alla ricerca di mosse e qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Questo qua invece è uno special move tutor. Ragazzi, stiamo trovando un botto di NPC veramente utili e penso che ne faremo tesoro di queste cose. Quindi adesso andiamo ad affrontare la palestra di Koga. Proviamoci, se non altro. E questi sono un po' i Pokémon. Non dovrei avere dei grandissimi problemi ricordandoci che questa è una palestra di tipo veleno. Anche grazie al fatto che c'è due Pokémon che hanno mosse psico. E come vedete qui è pieno di ninja. Allora, quello lì è il capo palestra, è Koga. Il problema è arrivarci. Allora, come vedete, il primo allenatore ce l'abbiamo normale. Cioè, non è difficile da raggiungere. E ha un Bravery. Ottimo, un Bravery al 64. Questo vuol dire che, ragazzi, noi abbiamo i Pokémon anche troppo sottolivellati. Vabbè, io, ragazzi, farei un Flamethrower, lui mi fa un Breakbeard. Che non one shot al mio Pokémon, ma c'è veramente vicino. Ok, facciamo un altro flamethrower. E vabbè, e Bravery se ne va. Ciao Bravery. Bene, qua invece siamo contro un Mankey molto più facile, devo dire. Facciamo psichico, dovrebbe andare giù al primo colpo. Benissimo. E infatti, va giù al primo colpo. Invece qua abbiamo Weezing. Vabbè, anche Weezing gli facciamo psichico. Non dovrebbe essere un problema. Sinceramente, penso che sia un po' impossibile provare a battere questa palestra senza prima sapere quali siano i Pokémon che c'ha. Però appunto voglio fare un po' di test. Poi elaborerò una tecnica che magari mi farà superare questa palestra più facile di quanto io possa pensare, ma vedremo insomma. Ok, per forza ci fanno fare tutto il giro, questo è poco ma sicuro. Dirling, ma noi gli facciamo Flamethrower se ne va. Benissimo. Rim bom 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 B. Va bene. Flamethrower anche su lui. Ok. Vi chiedo scusa se in questi giorni sono stato un pochino assente, ma avevo bisogno di prendermi una leggera pausa da questo lavoro, tra virgolette, perché alla fine non ci guadagno nulla. Avevo bisogno appunto di prendermi un po' di tempo per me, ho avuto dei problemi che adesso non vi sto neanche a spiegare, e quindi adesso comunque siamo tornati e penso che questo sia l'importante, no? Benissimo, facciamo psichico, vado a shottare anche Grimer senza nessunissimo problema. La barra della vita è veramente lenta su questo gioco, devo dire. Anche quando one shotti. E non è una cosa molto piacevole, devo essere sincero. Qua abbiamo invece Xatu. Io farei Shadow Ball. Bene, e se ne va con un colpo solo. Foxy, ragazzi, sta diventando quasi un Uber come Pokémon. Devo essere sincero. Mi sta dando delle grandi soddisfazioni.
Ebbene, bene. Allora, poi posso andare di qui. Allora, io presumo che non possa arrivare dal capo palestra senza aver fatto prima tutti gli allenatori. Perché sì, c'è questo sistema di muri invisibili che non si capisce dove siano, cosa facciano. Però vabbè, noi ragazzi, proviamoci. Io terrei davanti per ora i Pokémon che non hanno, non sono agli stessi livelli di Foxy e di Leafy. Quindi terrei Froslass davanti, che comunque la mossa di tipo psico ce l'ha. Se si presenta un Pokémon di tipo lotta, cioè di tipo veleno, ce la fa senza nessunissimo problema. Allora, se non ricordo male, appunto, bisogna passare così. Ok, siamo contro Cascoon. Cascoon è un Pokémon che mi darà veramente tanta noia. Per cui io direi di provare a one-shotarlo con Blizzard, ragazzi. E vediamo se effettivamente il one-shot parte, perché bisogna vedere anche quello. Ok, è partito il one shot, benissimo. Poi abbiamo Durant. Durant. Che Durant ci fa un po' il culo. Devo essere sincero, per cui manderei Foxy. Facciamo un flamethrower, che dovrebbe essere un per 4, per cui va giù al primo colpo. Anche se Durant, ragazzi, è un Pokémon con una difesa veramente, veramente alta. Ok, livello 65 per il Foxy. E abbiamo battuto anche lui. Benissimo. Ok, sì, devo farlo per forza questo allenatore qui. Bene, ragazzi, questo qua penso sia anche molto più difficile dell'altro. Cioè, molto più facile dell'altro. C'ha Joltik, ragazzi. Noi gli facciamo Blizzard. Dovrebbe partire one shot anche per lui. Se non è partito. Oddio, non è partito seriamente. Wow. Vabbè, facciamo psichico, ragazzi. Bene. Adesso tocca a Goldack. Goldack è molto più one shottabile perché è un tipo psico. Gli facciamo Shadow Ball e se ne va. Benissimo, abbiamo affrontato tutti gli allenatori della palestra di Koga. Siamo giunti davanti a Koga. Ora, la vera domanda è: che Pokémon devo mettere per primo? Allora, io vado a fare questo piccolo test. Continuerò a registrare anche se so che perderò. Ma se non dovessi perdere, cazzo, sarebbe il top. Benissimo, a questo punto io direi di farci un giro per la Safari Zone. Chissà che non catturiamo qualche Pokémon buono, no? Anche perché vi ricordo che i Pokémon sono randomizzati, per cui dentro la Safari Zone potremmo trovare di tutto e di più. Allora vediamo un po'. Oddio. Oh, ehi Gino. Bello vederti qui. Hai tirato giù il boss, eh? Sono dispiaciuto per non essere stato lì in quel momento. Non ero mai stato così preoccupato per te. Mai. Ho ottenuto il Mega Ring. Quindi vorrei provarlo, vorrei testarlo. E vedo che ne hai uno anche tu. Boh, non teniamoci indietro. Benissimo, inizia la lotta contro Brennan, ragazzi. Foxy contro Metagross. Allora, qua abbiamo una varia scelta di mosse che possiamo fargli. Ok, toglie Metagross. Gli siamo riusciti a bruciare Crodant. Ok, scelta strana. Bene, mandiamo Leafy. A questo punto, ragazzi, mandiamo Leafy, non lo mega evolviamo nemmeno. Oh, sta continuando a cambiare Pokémon. Beh, fratello, lo fai tu, lo faccio anch'io. Bene, mandiamo Zubat. Ci fa uno Psycho Cut. Un Fly riesco a farlo? No, perché mi shotta prima. Ok, va bene, va bene. Vuoi il gioco duro? Avrai il gioco duro, fratello mio. Avrai il gioco duro. Mandiamo Foxy, ragazzi. Facciamo uno Shadow Ball. Benissimo, riusciamo a shottare Medicham senza neanche troppi problemi. Devo essere sincero. E qui c'è Crodant. Torniamo indietro. Mandiamo Leafy, ragazzi. Ok. Riusciamo a fare un Giga Assorbimento. Lo riusciamo a fare. Benissimo. Io adesso forse. No, lui c'ha flamethrower, è un rischio quello che sto facendo, è un rischio. Manderei Cornuto. Che a Cornuto Boom Burst non gli fa nulla. Dovrebbe farmi un altro Boom Burst, ma noi facciamo terremoto e riusciamo a tirargli giù Explode, ragazzi. GG. G fucking G. Lui fa Aqua Jet, il che vuol dire che agisce molto prima di noi. Noi mandiamo Greninja, facciamo U-Turn. Lui fa Aqua Jet, ma dovremmo shottarlo. Shottarlo perché U-Turn è una mossa super efficace su tipi buio. Benissimo. Adesso chi è il prossimo Pokémon? Dovrebbe essere Grovyle. Cioè, Sceptile. E invece è Metagross. Ok, Shadow Ball. Lui fa Steltrock. Io dovrei fargli un altro Shadow Ball e dovrebbe andare giù, no? Esatto. Benissimo, adesso manca solo un Pokémon. No, mancano due Pokémon ancora. Ok, allora rifacciamo un altro Shadow Ball. Bene. Quindi Leafy. Oh, abbiamo i due mega evoluti? Uno contro l'altro? Va bene, va bene. Va bene, io mega evolverei Venusaur e farei Slash Bomb, ragazzi. È l'unica cosa che posso fare, d'altronde.
Se dovesse cambiare Pokémon, prenderebbe comunque un cazziatone assurdo da Sludge Bomb. Quindi lui ci fa Dragon Pulse, cosa che non ci dovrebbe urtare troppo, no? Benissimo, parte lo Sludge Bomb. Tutti e due Mega Evoluti dovremo vincere noi. Esatto, Sceptile viene one-shottato da lo Sludge Bomb di Leafy. Grande Leafy, come sempre, non ci deludi mai. Benissimo, dovremmo attaccare sempre prima noi? No, ci fa lui il primo attacco, va bene, va bene. A questo punto, ragazzi, siamo noi contro di lui, facciamo un U-turn che lo va a shottare. Quindi abbiamo la priority, riusciamo a shottare anche l'ultimo Pokémon di Brendan. Benissimo, ragazzi, non è stata una lotta difficile. Not bad, lo so, ci dai qualcosa? Lui è un pochino... Rock Smash. Ah! Ah, ci dà Rock Smash, ragazzi! Ottimo, Rock Smash, ragazzi, è una mossa che a noi serve. E vi spiego subito il perché. Vi ricordate quella caverna dove eravamo stati? Mi sembra che fosse il Monte Luna. In quella caverna, ragazzi, c'era Terrakion da catturare. Nonostante noi ce l'abbiamo già, catturarlo leggendario, vero, ti dà, diciamo, una soddisfazione più alta, no? Quindi adesso andiamo a curare i Pokémon molto velocemente e andiamo a inoltrarci all'interno del safari per vedere un po' anche cosa possiamo catturare. Benissimo, io... Sta mangiando, lanciamogli una Pokéball subito, ragazzi. Charizard, cioè, ragazzi, io stavo facendo un giretto per guardare che Pokémon si trovavano. E guardate un po', troviamo Charizard. Oh no, se n'è andato. Sceninja, non ci serve. Heracronite, per Heracross. Ottimo, ottimo. Benissimo, andiamo a prenderci ciò che ci spetta, ovvero Surf. Che è quello che vogliamo, alla fin fine, ragazzi. Quello che cerchiamo, quello che bramiamo. Quindi io direi che questa mi sembra sia la strada giusta. Non voglio... Cioè, prima ho usato il tempo per esplorare e basta. Adesso voglio usare il tempo per andare appunto a prendere Surf. Perché, ragazzi, a noi Surf serve. Non possiamo passare il percorso. Tra l'altro qua troviamo un Charizard che già prima avevo beccato. E voglio prenderlo. Oh, finalmente abbiamo preso Charizard. Non gli do un nickname. Sarà Charizard lui. Non so che cazzo me ne possa fare io, però va bene. È di qua? Sì, ragazzi, questo. No! No! Ma raga! Ok, ragazzi, l'abbiamo trovato. Benissimo, abbiamo Surf. Adesso, ragazzi, abbiamo pochissimo tempo. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere e ce ne andiamo. Qua cosa abbiamo? Penso che sia solo a raggio. Sì, ce l'abbiamo fatta. GG, GG, GG. Abbiamo preso Surf. Benissimo, abbiamo preso Surf. Quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Ok, per finire l'episodio in bellezza, signori, dobbiamo battere Koga una volta per tutte. Ce lo togliamo dalle palle, ragazzi, una volta per tutte. Allora, la tattica funziona così. Noi ci prendiamo un Boombast che ci dovrebbe lasciare attorno ai 5-10 HP, se non mi sbaglio. 7, ok, va bene. Calcolo molto accurato, devo dire. Mentre noi gli lanciamo un lanciafiamme, gli lanciamo un lanciafiamme che lo lascia senza vita. Benissimo, benissimo. Ora... Chi è il prossimo? Greninja. Ottimo. Allora, quello che dobbiamo fare è cambiare. Cambiamo. Cambiamo. Non so quanti shuriken ci prenderemo in bocca adesso. Ne abbiamo presi 4, va bene. Meglio che 5. Ecco. Mentre adesso mega evolviamo per fare Giga Drain, ragazzi. Lui ci arriva un Dark Pulse che non dovrebbe fare troppo male nel caso in cui flinci. Perdiamo. Perdiamo. Invece non flinciamo, usiamo Giga Drain e riusciamo a vincere anche questa lotta. Siamo due Pokémon a zero per ora, anche se i Pokémon sono un po' decrepiti, bisogna dirlo. Torniamo a 172 HP, che non è proprio la cifra che volevamo, ne volevamo 230 in più, non sono pochi, ma va bene anche così. Adesso dovrebbe arrivarci un Dragon, quello. Adesso lui gli dovrebbe arrivare in bocca l'Earth Power, che sarebbe Geoforza, ragazzi. Quanto gli facciamo male? Meglio di niente. Benissimo, ora... usiamo Foxy come bait, ragazzi. Serve semplicemente come bait, non ci serve per nient'altro perché dobbiamo continuare a fargli perdere vita con la Life Orb. Ora dovremo arrivare con Extra Senso. Allora, non deve farmi brutto colpo, non è riuscito a farmi brutto colpo, bene. Adesso facciamo Extra Senso e Dracloak. Se ne va. Dragapult, scusate, mi confondo sempre. È Dragapult, è vero. Bene, Dragapult va al tappeto. Benissimo. Adesso, come vedete, è arrivato Axelgor. Allora... Sicuro ha fatto una mossa di tipo Coleottero. Se io mando Zubat non dovrebbe fargli nulla.
Esatto. Ora possiamo fare volo, non ci fa fango bomba, ma non ci fa quasi nulla. Usa bug buzz, ma noi lo evitiamo. E con volo dovrebbe partire one shot. Dai, dai, dai. È partito il one shot. Benissimo, ragazzi. Per ora sta andando tutto secondo i piani. Adesso arriva Toxtricity. Allora, l'unica cosa che dobbiamo fare con Toxtricity, lui si mega evolverà. Noi dobbiamo cercare di fargli un volo e basta. Perché poi non avrebbe neanche senso fare altre mosse, perché non gli faremo nulla. Quindi quello che facciamo ora è fare volo. Lui prova a usare Overdrive, che missa incredibilmente. Gli facciamo volo e gli togliamo pochi HP. Pochi HP, ma che servono. Bene, quello che vogliamo fare ora, sinceramente, è buttare Greninja. Lo usiamo come bait. Lui userà sicuro Overdrive. E noi mandiamo Cornuto. Ok. Facciamo terremoto. Terremoto, riusciamo a shottarlo. Non me l'aspettavo questa mossa, devo essere sincero. Sinceramente non me l'aspettavo proprio. Bene, non so se mi one shotta con Boom Burst. 14 HP. Vai terremoto, vai terremoto, vai terremoto. Parte, è il per 4? È proprio lui il per 4? Il per 4 è partito. Il per 4 è partito. E ragazzi, vinciamo così la palestra di tipo veleno, che di tipo veleno non era così tanto, ma almeno ci portiamo a casa la palestra. Bene, volendo ci può dare anche la Toxtricity, quella. E, però torneremo in un altro momento, anche se non so se Toxtricity lo userò ancora. Non si è dimostrato proprio il miglior Pokémon che potessi catturare, ecco. Per cui ragazzi, quello che andiamo a fare adesso è uscire, prima di tutto. Grazie a tutti per aver assistito anche a questo video, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di commentare. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.